Io mi sono avvicinato alla fotografia in due o tre fasi. Io mi ricordo una macchinetta allucinante. 20 anni fa comprai da un amico una Zenith di quelle cirilliche fantastiche. Ah, premetto, io sono un autodidatta, non ho fatto né scuole né corsi. E un paio d'anni fa ho iniziato a dire, ma perché non prendiamo una bella macchina? Allora ho preso la mia prima, la Reflex, la Nikon, quella che sto usando adesso, un paio d'anni che la uso. Ho cominciato a giocarci, ci sto ancora giocando in effetti. Un po' di post-produzione, un po' con Photoshop. Mi sono reso conto, insomma, che mi ha veramente affascinato completamente, ed appassionato in maniera completa. Questa sua leggerezza, diciamo che il digitale mi ha convinto molto, ecco. Mi lascia molto andare, insomma, senza freni. Un paio d'anni che, insomma, questa passione si sta arricchendo sempre di più. Sì, non ho grandi basi tecniche, ecco, questo sicuramente. Si impara molto, ecco, penso che si impara molto condividendo e mettendosi un attimino in gioco a mostrare le proprie foto e vedere quelle che fanno altri. Però fondamentalmente lo considero un gioco, un divertimento. Io so una Nikon di 3100, adesso uso un 18-200, sempre di Nikon, mi porto dietro sempre anche un 70-300 perché mi piace molto lo sfocato in secondo piano che fa, e poi particolarmente un cavalletto, ma poche cose, sarò sincero. Un qualche ritocco nelle luci, nelle ombre, nei colori, era con Photoshop, io lo faccio sempre. Allora, innanzitutto io sono veramente curiosissimo. Non è che abbia dei soggetti preferiti. Le mie foto solitamente nascono abbastanza casualmente. E mi piace molto il movimento, ecco, quindi lavorare con tempi molto, molto lunghi. Mi piace particolarmente fotografare le persone, questo sì. Ho capito che per esempio non mi piace molto, ecco, fotografare gli animali, per esempio, gli insetti, i fiori, non mi appassiona, ecco. Forse sono ancora immaturo per progettare una fotografia. Spesso e volentieri la stragrande maggioranza degli scatti li lascio un attimino lì fermi e poi dopo pian pianino ci ragiono e riesco a notare quello che non avevo notato sul momento. Saluto e ringrazio la redazione, particolarmente te Veronica, ringrazio per questo spazio, per questo interesse, perché comunque insomma fa comunque molto piacere essere apprezzato. Invito a seguire il vostro sito perché penso che da voi ci sia molto da imparare. Maybe three. Yeah, okay. Talk to you later. Bye.